Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Torniamo a parlare di rifiuti questa sera. Siamo a Pescaiola. Purtroppo sembra ormai non esserci più cassonetto con accanto dei rifiuti abbandonati. Il senso di inciviltà sta drammaticamente aumentando di giorno in giorno anche in piena città Pescaiola. Guardate che cosa abbiamo trovato qui. C'è questa scarpiera, se tante volte vi dovesse servire, e poi addirittura dietro c'è anche un televisore. E dunque sembra incredibile che, nonostante che ci sia questo servizio, che una volta era di AISA, adesso è di SEI, che si può prenotare il ritiro a casa di rifiuti ingombranti o di rifiuti che ovviamente non possono essere abbandonati in questo modo in mezzo alla strada, un servizio peraltro gratuito, le persone continuano a lasciare questi rifiuti in piena città accanto ai bidoni. Sono veramente pagine di un degrado strisciante, e che quando i cittadini si lamentano poi delle mancanze della politica, magari sono gli stessi cittadini che si macchiano di questi comportamenti. Tra l'altro, questi interventi di recupero poi li paghiamo tutti nella bolletta, perché questi ritiri che SEI dovrà fare quando il comune chiamerà o qualche cittadino segnalerà al comune che ci sono questi rifiuti da ritirare, SEI verrà a ritirarli ma poi fatturerà al comune di Arezzo, e questi costi ovviamente poi finiranno in bolletta. Quindi questi cittadini che abbandonano i rifiuti si ritengono furbi, ma in realtà furbi non sono, perché poi pagano tutti. Vedete che poi non c'è solo questo televisore, ma se noi andiamo dietro poi troviamo anche dei laminati, e qua c'è questo televisore che vi abbiamo fatto vedere, un sacco nero buttato per terra. Insomma, veramente incredibile, ma purtroppo sui social non passa giorno in cui non vediamo foto scattate in bidoni di varie zone della città, da quelle più centrali a quelle più periferiche, dove appunto c'è questo fenomeno dei rifiuti abbandonati, e magari i cassonetti sono anche pieni, quindi in questo caso la gente poi butta quello che deve buttare all'interno di questi cassonetti, e però continua a lasciare questi rifiuti. Ad esempio, state vedendo anche queste foto della consigliera comunale Mary Cornacchini in via Ferraris. Anche qui i televisori sembrano pezzi di arredo, rifiuti di ogni tipo lasciati in via Ferraris, peraltro in una zona dove ci sono tante aziende. Una volta accadeva soprattutto nelle aree periferiche, oggi purtroppo questo fenomeno dei rifiuti abbandonati continua a, diciamo, verificarsi anche all'interno della città. Qui siamo nel quartiere di Pescaiola, e poi c'è l'altro problema della raccolta differenziata che non decolla, perché adesso se noi andiamo a vedere ad esempio i cassonetti dedicati alla raccolta differenziata, scopriremo che probabilmente sono semivuoti, quando ormai sono passati dei giorni dall'ultimo ritiro. Questo è l'organico, vediamo un po' per vedere se vedete, l'organico è semi vuoto. Poi andiamo a vedere, non si chiude manco questo. Carta cartone, vediamo un po', carta cartone, e anche questo è semi vuoto. Quindi da una parte si lasciano i rifiuti abbandonati, dall'altra non si fa grande fatica. Allora, qui che ci dovrebbe essere la carta, vediamo anche che c'è anche altro tipo di rifiuti. Ovviamente Luca qui non lo può andare a riprendere, questo è multimateriale, e vabbè, insomma, vediamo il vetro, ma anche qui buste lasciate in questo modo, qui qualche bottiglia di vetro c'è. Insomma, la situazione dei rifiuti è quella che è, purtroppo, quindi da una parte rifiuti abbandonati, dall'altra non si fa la raccolta differenziata, quindi siamo a percentuali molto basse, e quindi è chiaro che continuando così, se ognuno di noi non fa il proprio e la smette con questi comportamenti di inciviltà e magari a differenziare i rifiuti, i costi rimarranno alti e l'ambiente sarà sempre quello che è. Ci vediamo domani.